Fermi là. No, fermi. Buonasera, siamo qui per questo flash mob per evidenziare una discriminazione che viene attuata nei confronti delle persone che non hanno il Green Pass. Ci sono delle persone che non posseggono il Green Pass per svariati motivi, per scelta, per salute, per impossibilità o per scelta di non fare né un vaccino né un tampone, e riteniamo che questa discriminazione non giustificata da motivi sanitari sia del tutto ingiusta e richiami discriminazioni di altri tempi, dall'apartheid agli esordi del nazifascismo. Ovviamente non è un po' esagerato come termine, certo, di paragone, ma infatti volevo andare avanti. Noi ci dissociamo dalle persone, se esistono, che hanno associato Shoah a campi di concentramento, cose che non c'entrano assolutamente nulla. Noi ci riferiamo semplicemente a questo simbolo del QR code presente nel Green Pass, ed è diverso ovviamente dalla stella degli ebrei o dalla stella di altri tipi, che era di altri colori, per dissidenti politici, per altre cose, come ha evidenziato anche Moni Ovadia, l'ho visto recentemente in un suo post su Facebook. Quindi sono due cose molto diverse, però c'è un punto in comune al quale noi ci opponiamo. Il punto in comune è che la stella faceva in modo che alcune persone non potessero entrare in molti luoghi. Oggi il Green Pass invece fa in modo che la persona possa entrare e chi non ce l'ha non possa entrare. Quindi sono due cose diametralmente opposte ma totalmente ingiuste. La stella ha portato a degli esiti che tutti purtroppo conosciamo. Speriamo invece che questo QR code, che è stato per fortuna tolto in tante nazioni europee e da altre parti del mondo, venga al più presto tolto anche in Italia, perché è ingiusto, indiscriminante ed è discriminante e lede la dignità dell'essere umano. E i volantini apparsi ieri in città e a Feltre? Non hanno a che fare con me di sicuro, né con altri. Io ne ho fotografato uno perché l'ho trovato comunque interessante. E, avendolo trovato di fronte a una scuola davanti alla quale volantinavo, ho pensato che fosse opera dei giovani, e so che i giovani di solito quando esprimono il loro pensiero lo fanno in maniera un po' forte, magari provocatoria, magari esagerata, però è sempre un bene, secondo me, affrontare degli argomenti anche scomodi. Va bene, grazie. Grazie a lei.